Veramente io non ho conosciuto Giovanni Civili, ma sui suoi libri sono incappato presto nei suoi libri su Spinoza, perché su Deleuze non li ho ancora letti, devo essere sincero. Ed è raro trovare qualche testo che ti faccia così come questo, che dica veramente delle cose nuove. E non solo nel senso che su dettagli eccetera, ma, ed è quasi ho diritto già al punto, ha proprio acceso una luce su un aspetto, quello dell'infanzia, che oggettivamente era stato pochissimo trattato, vi ricorda pochi precedenti, e devo dire che da questo punto di vista è come se avesse aperto un intero proprio ramo degli studi spinoziani, che secondo me è particolarmente fertile, può dirci tantissime cose, perché adesso cercherò un po' di spiegare. In realtà parlare come fa Spinoza, seppure quindi in modo episodico, Zurabishvili dice forse avrebbe scritto un'opera sull'educazione se avesse avuto qualche anno di vita in più Spinoza, vabbè, al di là di questo è senz'altro vero che gli accenni sono sparsi nell'opera di Spinoza al tema dell'infanzia, sono enigmatici, ma sono anche una novità eccezionale da questo punto di vista. Farò notare che c'è stato un antecedente, ma che per il resto Spinoza veramente offre al cervello grande materiale su cui lavorare su questo nuovo tema. In particolare, qua vado subito al punto, ho intitolato l'intervento per la pedagogia spinoziana, avremmo potuto chiamarlo spinozista, magari cercherò se avrò tempo di distinguere tra le due cose, ma perché? Perché c'è una pedagogia che ogni filosofia è, ogni filosofia in qualche modo, non solo ogni filosofia, per fondo ogni teoria, in qualche modo propone se stessa come un insegnamento, come qualche cosa che può fornire a chi l'ascolta, a chi la legge, un cambiamento nel proprio modo di vita, nel proprio modo di pensare, eccetera. Quindi c'è una pedagogia spinoziana che si attua nello scrivere, che si attua nello stile, che si attua in tutte le forme, e sappiamo benissimo quanto Spinoza fosse attento nella comunicazione anche dei risultati, diciamo, parziali del proprio lavoro, quanto fosse attento a tutta questa dimensione pedagogica. E poi ci può essere una pedagogia spinozista, cioè una pedagogia ispirata in qualche modo a alcune delle proposizioni fondamentali del suo discorso, in particolare una pedagogia che, anticipo qui il tema, non utilizzi premio e punizione, ricompensa e punizione, ma una conoscenza della virtù di come premio a se stesse, del vizio come punizione di se stesso, che in qualche modo sarebbe una pedagogia spinozista, appunto più ancora che spinoziana. Ma prima di entrare nel merito della pedagogia, prima di raccontarvi quello che credo che Zurabishvili ci abbia insegnato, vorrei fare una piccola integrazione alla sua ricostruzione, perché nella ricostruzione di Zurabishvili dell'atteggiamento che Spinoza ha nei confronti dell'infanzia manca, o diciamo è trattato in modo un po' rapido, il contributo di Hobbes. Ora, Hobbes perché? Non solo per una mia particolare convinzione che Spinoza, che Hobbes sia alla radice sia di Spinoza sia di Leibniz, e quindi per integrare un po', cioè per aggiungere a quello che ha detto Vittorio, certamente dietro tutte e due, ovviamente io vedo anche l'importanza di non solo di Cartesio ma anche quella di Hobbes, no? E io, come io non riuscirò a parlare di Cartesio, appunto magari oggi finora non siamo ancora parlato molto di Hobbes, ma perché nel caso della questione dell'infanzia Hobbes secondo me fa, in un'opera che Spinoza ovviamente conosceva benissimo, cioè nel Decide, fa un passo significativo, un passo teorico talmente grande, talmente importante e talmente secondo me spinozista, che secondo me costituisce, possiamo dire che questo costituisce la premessa per qualsiasi discorso sull'infanzia dopo il 1641, cioè dopo il 1642, cioè dopo l'anno in cui Hobbes appunto pubblica il Decide. Qual è questo passo? Beh, Hobbes, perché prima di tutto un filosofo come Hobbes parla dell'infanzia in un'opera politica? Perché il tema dell'infanzia è comunque, e qua Hobbes ha chiarissima l'idea, è innanzitutto una questione di dominazione, cioè i bambini sono dominati. I bambini sono dominati dagli adulti. E questo è una cosa che conosciamo.
conosciamo da sempre, ma che non ci piace tanto tematizzare perché va contro, probabilmente, a livello almeno di morale borghese dei secoli successivi, va probabilmente contro una visione più sentimentale del rapporto tra grandi e piccoli, tra adulti e figli. E invece Hobbes, con la sua, si diceva, Leibniz dice sempre che Hobbes si diceva in modo antipatico, maleducato e sgradevole delle cose vere. E questo è senz'altro vero nel caso del rapporto con l'infanzia, perché Hobbes sottolinea alcune verità, su, cioè, alcune proposizioni largamente condivisibili, che però purtroppo costituiscono un problema. Quali sono queste verità? La prima verità profondissima che Spinoza, che Hobbes mette in gioco nel rapporto tra, nel nostro rapporto verso l'infanzia, è la questione che il rapporto tra un adulto e un infante è innanzitutto un rapporto appunto di potenza, cioè la differenza che si crea è la differenza tra chi può di più e chi può di meno. E non c'è bisogno che io vi metta in luce come questo sia un tema assolutamente evidente in Spinoza. In Spinoza il bambino non è un uomo, non è qualcosa di diverso dall'adulto perché appartiene appunto a una forma diversa, nel senso che un bambino e un adulto sono la stessa persona. Esiste una trasformazione che però va intesa, come si sottolinea benissimo, come una conservazione di qualcosa. Questo qualcosa che si conserva non toglie però che vi siano dei gradi di potenza diversi, cioè che il bambino abbia una minore efficacia nella conservazione di se stesso e che le cose che il suo corpo può fare e le cose che la sua mente può intendere siano di meno di quelle che può intendere l'adulto. Da chi può venire questa nozione del bambino come appunto un uomo debole? Viene esattamente da Hobbes, il quale sottolinea molto chiaramente come la asimmetria costituisce il fondamento unico della relazione di dominazione che l'adulto esercita nei confronti del fanciullo. Guardate bene, Hobbes non giudica questo, non dice ciò è bene, ciò è male, ciò andrebbe corretto, si limita da, in un'opera che vuole essere anche questa geometricamente scritta o almeno intesa come ispirata da un metodo geometrico, Hobbes sottolinea come questa sia una semplice constatazione, la constatazione della debolezza del corpo del bambino e quindi della sua mente, a confronto con la forza che l'adulto riesce a avere. Quindi, la prima osservazione è che la mossa che sembra spinoziana di definire in termini di potenza è una mossa già hobbesiana, così come già hobbesiana, e già hobbesiana è un'altra fondamentale, ne vedremo parecchie, un'altra fondamentale caratteristica della delineazione hobbesiana del bambino. Il bambino, dice Hobbes, non è di qualcuno, non è dominato da qualcuno in virtù di un diritto che dipende dalla generazione. Non si è, il bambino non deve obbedire a, vedremo se al padre, alla madre, al tutore, insomma, alla sua figura di riferimento, alla patria potestà o materna potestà, perché è stato fatto da loro. Non è questo il punto, perché la generazione di per sé non costituisce un diritto alla dominazione. Vale a dire che se voi la applicate rapidissimamente all'idea di una creazione dell'uomo da parte di Dio, Hobbes taglia completamente questo presunto cordone ombelicale per cui, essendo figli di Dio, gli dobbiamo la nostra obbedienza. Cioè, da un lato è recisa la possibilità di dire che poiché ci ha creato dobbiamo egli è il nostro padrone, dall'altro è recisa l'idea che poiché il figlio è creato dal padre, dalla madre, l'uomo creato da Dio, allora gli debba obbedienza e gratitudine. Sono recise completamente. Dio non ha diritti sull'uomo, i padri non hanno diritti sui figli, i figli non devono gratitudine ai padri o alle madri, gli uomini non devono obbedienza e gratitudine a Dio, perché di per sé la generazione è un semplice evento, che non costruisce nessun patto, nessuna obbligazione reciproca. Nel momento in cui appunto un individuo
genera un altro, non fa altro che seguire una legge di natura che di per sé non crea nessuna forma di rapporto, di nesso morale. Detta così, come capite, Hobbes sta sostanzialmente demolendo una retorica, ma potremmo dire un intero immaginario della, come dire, di ciò che è naturale nell'ambito dei rapporti umani, che era ben più vecchio di Aristotele, che troviamo nella Cina del 3000 a.C., altro che all'epoca omerica. Troviamo cioè in Hobbes una spietata, come al solito, come dicevo, antipatica, e per questo scarsamente popolare, scarsamente voglio dire apprezzata anche dagli storici, una spietata delineazione dei rapporti tra corpi, tra individui. Il corpo del bambino non ha il fatto di essere uscito dalla madre, non ha nessuna forma di nesso morale col corpo da cui proviene, tantomeno con quello del padre, tantomeno se fosse gli uomini sono stati creati da Dio, tantomeno con Dio. E questo è questo. E far chiarezza in modo così brutale su questi aspetti è uno dei grandi meriti della filosofia di Hobbes. Ma allora, com'è che si creano dei rapporti? Com'è che l'infanzia e l'adultità, diciamo così, entrano in relazione tra di loro? Non attraverso una semplice legge di natura del tutto priva di qualsiasi valore morale, non attraverso il semplice funzionamento di una legge morale per cui i due adulti copulano, procreano e alla fine nasce il bambino. La unica forma di obbligazione morale che può nascere soltanto da una cosa, cioè dal fatto che il bambino potrebbe morire, anzi morirebbe senz'altro, se qualcuno non lo tenesse in vita, perché il bambino non ha la forza di tenersi in vita da sé, e questo potere di tenerlo in vita ce l'ha invece qualcuno che è vicino al bambino al momento della nascita. I bambini, cioè, come dice con un linguaggio più seicentesco Hobbes, possono essere o nutriti o esposti. Se il bambino lo esponi, cioè lo abbandoni, eserciti tutto il tuo potere di adulto su qualcuno che è totalmente incapace di difendersi, e quindi il bambino muore. Se viceversa lo nutri, ecco che cosa succede. Se il bambino viene nutrito, che cosa significa? Significa che l'adulto dà al bambino qualcosa e ovviamente lo dà in cambio di qualcos'altro. Quindi il padre o la madre, adesso vedremo, qualcuno, nel momento in cui nutre un bambino appena nato, appena partorito, e nel momento cioè in cui gli fornisce la possibilità di continuare a vivere, che da solo non avrebbe, lo fa a un solo patto. Al patto che costui, che questo bambino, una volta divenuto più forte, una volta divenuto capace di agire, non si rivolti contro di lui, cioè gli obbedisca sostanzialmente. Quindi io ti nutro se tu mi obbedirai. Questo è il patto che viene stipulato tra un adulto, qualunque, adesso vedremo esattamente chi, e un bambino. Il vero personaggio che agisce in questo modo sul bambino, decidendo se farlo vivere o se farlo morire, perché dal suo punto di vista chi sta accanto al bambino al momento del parto è come l'imperatore dei film sui gladiatori, cioè può fare pollice verso, pollice in su, quindi decide della vita e della morte del bambino. Questo personaggio è l'unico personaggio che ha un'autorità sul bambino, perché lo ha fatto vivere quando avrebbe potuto farlo morire. E quindi è esattamente come il vincitore che entra in una città assediata, riesce finalmente ad entrare nelle mura della città, ha in mano tutta la cittadinanza e decide tu muori, tu vivi, eccetera. Chi è questo personaggio che può dire tu muori, tu vivi? È non il padre, per due ragioni che adesso vi spiego. È la madre, per cui i bambini sono della madre. Perché i bambini sono della madre? Per due ragioni. La prima è innanzitutto che accanto al bambino nel parto la madre c'è senz'altro, il padre può non esserci.
continenti. La presenza del padre, il padre può essere in un altro continente anche, può magari essere vicino, ma può anche non essere. E quindi la prima ragione è che il potere fisico di far vivere il bambino ce l'ha la madre. La seconda ragione è che il padre non può essere certo di essere tale se non è la madre di lui, perché sono le madri a sapere chi è il padre del bambino. Quindi, poiché per essere padre si è nominati dalla madre, sono il padre nominato tale dalla madre, è la madre di fatto che detiene il potere, che tiene per i capelli la situazione. Quindi i bambini sono nel potere naturale della madre ed è sta alla madre farli vivere o farli morire. Così facendo, Hobbes di nuovo infrange una regola vecchia da sempre, e cioè quella che vede nel dominio paterno, non c'è bisogno che ricordi che Dio padre è un maschio, ma così Dio è padre e non madre, e quindi non c'è bisogno che io rompa, che io ricordi questo fatto, cioè che Hobbes rompe la tradizione di una naturale figliolanza di tutto il genere umano da Dio, perché semmai il genere umano è figlio di chi? Beh, di chi è vicino in quel momento, potremmo dire delle forze naturali che sono in prossimità del bambino quando partorisce. Se anche Dio è padre, in quanto tale, diciamo, è un passo più distante della madre dal bambino di quanto non si volesse immaginare. Quindi da questo punto di vista c'è un secondo aspetto, un ulteriore aspetto che io considero fortemente spinoziano, cioè che Spinoza, a mio avviso, ha tenuto in considerazione, ed è questo, che ciò che determina un rapporto di diritto è sempre una situazione di potere, e poiché la madre ha il potere di fare certe cose, che essa ha un certo diritto, ed è poiché il bambino questo potere non ce l'ha, che esso è tenuto all'obbedienza, alla gratitudine, al rispetto nei confronti della madre. E quindi potremmo dire che siamo di fronte a una situazione in cui i rapporti familiari vengono letti con una luce in modo straordinariamente lucido, come dei rapporti di potere, dei rapporti di forza, che non esclude ovviamente che si generi una corrente di affettività, cioè questo non toglie la dimensione affettiva, sentimentale che può nascere, eccetera, ma essa deve essere compresa a partire dalla conoscenza di una situazione di potere di base, che è una situazione da intendersi molto freddamente, senza ridere, senza piangere, senza testare, ma appunto comprendendola. Questa situazione, ripeto, è particolarmente, poi non entro nel merito di tutto il resto perché si potrebbero dire tantissime altre cose su questo tema, ma mi interessava chiarire che quando, diciamo, Spinoza inizia a ragionare sul tema dell'infanzia, ha senz'altro in mente queste pagine di Hobbes, e ne ha probabilmente in mente anche l'aspetto più antipatico, cioè l'affermazione che da questo punto di vista, il paragone che vi ho fatto tra il potere che una madre ha sul figlio, il potere che un vincitore, che un conquistatore ha sulla città conquistata, è un paragone antipatico, perché nessuno vuole vedere il dispotismo del vincitore applicato all'interno della famiglia. E quindi va benissimo, come dire, stare attenti a non concluderne che il dominio paterno deve essere dispotico, ma se noi concludessimo, leggendo Hobbes, che il dominio paterno o materno deve essere dispotico perché assomiglia, confonderemo il piano descrittivo col piano prescrittivo. Hobbes non ci dice che il dominio dei padri e delle madri deve essere dispotico, come quello di un vincitore in guerra. Ci dice che l'origine di questo potere è estremamente simile, dopodiché un padre o una madre può esercitare questo diritto in forme completamente diverse, aprendosi a delle forme di affettività. Il problema è che l'origine della situazione è sostanzialmente la medesima, e che allo stesso tempo quindi l'obbedienza e la gratitudine che il figlio deve al genitore è fondato su un rapporto di asimmetria, che peraltro, vedendo un bambino e un adulto, è un rapporto che si vede e che non ha bisogno, forse non aveva forse bisogno che fosse Hobbes, che ci fosse Hobbes per scoprirlo. Tutto questo considerato, e cioè tenendo in considerazione il fatto che l'attenzione, l'occhio sull'infanzia è un occhio innanzitutto su una situazione di debolezza,
debolezza del corpo e ovviamente quindi di conseguenza, come altro faccia della medaglia, debolezza della mente, si tratta di capire come Spinoza caratterizzi, si porta sulla bicicletta, come Spinoza caratterizzi la possibilità di una crescita che sia allo stesso tempo, come dici anche tu molto bene nella prefazione alla tua traduzione, una crescita che sia allo stesso tempo una metamorfosi, cioè che porti il bambino a non essere più così debole come lo è all'inizio, ma allo stesso tempo conservando la sua, una sua qualche forma, queste forme di cui tu giustamente ci hai parlato come qualcosa che sono, che appartiene all'esistenza, cioè quindi che è comune, che non può essere intesa senza l'esistenza stessa. Allora, chiariamo un po' questi aspetti. Prima di tutto, il problema dell'educazione è il problema di un aumento di potenza, cioè ogni educazione ha, per essere efficace, deve avere come obiettivo l'aumento di potenza. Zurabishvili benissimo sottolinea come la polemica di Spinoza contro il non fermare se frangere, cioè questo motto spietato dell'educazione dell'epoca per cui bisogna spezzare il bambino perché ne venga fuori un adulto, no? Non bisogna rafforzarlo, ma al contrario bisogna spezzarlo, che significa umiliarlo, significa punirlo, significa fargli del male, eccetera. Questa idea è un'idea che all'epoca di Spinoza in realtà era già stata messa in crisi. Già Montaigne ricordava come diceva, beh, ma nei nostri tempi, diceva, era figlio di un padre che lo aveva invece cresciuto in modo illuminato. Montaigne diceva, nelle aule si vedono i rami insanguinati, perché i rami ancora sul sangue dei bambini picchiati venivano abitualmente, mi dice che era un'usanza normale nelle regioni della Francia dove lui stava, si vedevano questi rami con ancora il sangue secco dei bambini picchiati sulla schiena o altro, e dice questo non mi sembra il modo migliore per fare crescere un bambino. Quindi la polemica contro le punizioni corporali eccetera era vecchia. Però cosa c'è di veramente nuovo nel discorso di Spinoza? Che a differenza del è più utile picchiare o è più utile non picchiare, è più giusto o non più giusto, la domanda che Spinoza mi sembra si possa dire, grazie alla lettura di Zurabishvili, la domanda che mi sembra egli si fa non è tanto quella del ma il bambino risponde meglio se lo picchio, cioè diventa un adulto migliore se lo picchio, diventa un adulto migliore se non lo picchio. Cioè il problema non è tanto quello dello scegliere se va bene dei mezzi severi e maneschi oppure dei mezzi più lassisti. Il problema che viene prima è capire che tipo di adulto vuoi, cioè che tipo di adulto ti auspichi che il bambino diventi. Perché è chiaro che la domanda se sono meglio i mezzi di correzione severi o mezzi di correzione più lassi è una domanda che dipende da che tipo di adulto vuoi. Per esempio, come sottolinea molto bene Zurabishvili quando cita Terenzio e dice, hai una situazione particolare, cioè, se tu vuoi che l'adulto, che il bambino divenuto adulto sia identico al padre, cioè che prende esattamente e che gli obbedisca ancora da adulto, allora forse picchiare va benissimo, perché no? Cioè, se l'obiettivo è quello, è probabile che mantenendo in una situazione di soggezione, di paura fisica il bambino, questo diventi un adulto di un certo tipo. Il problema è appunto che in pedagogia, questo è un punto che secondo me va sottolineato moltissimo, sembra che si parla sempre dei mezzi, cioè ci si chiede sempre quali sono i mezzi migliori per educare qualcuno, no? Il problema è che Spinoza, secondo me, mette veramente in questione i fini, cosa vogliamo ottenere per l'appunto. E la risposta che Spinoza dà è, credo, nient'altro che la sua filosofia. Cioè, che cosa vogliamo ottenere? Vogliamo ottenere degli adulti che abbiano una grande potenza di agire, quindi una grande potenza di intendere, e quindi degli adulti che siano veramente liberi nel senso spinoziano del termine.
e che prediligano gli affetti attivi e non quelli passivi, che facciano il bene perché è bene e non per ricompensa che dà, eccetera, eccetera. Allora, se cambiamo la finalità, uso questo termine ma credo che ci siamo intesi, se cioè il modello, potremmo dire, di uomo che ci poniamo, eccetera, eccetera, è di un certo tipo, allora, che va vale a dire, è quello di un uomo libero, emancipato. Se questo è l'obiettivo, allora possiamo porci di nuovo la domanda, a questo punto possiamo porci in modo più sensato la domanda: è meglio picchiare o è meglio fare agire, diciamo, l'educatore deve agire in modo differente, stimolando e altro? È chiaro che la risposta sarà diversa. Perché? Perché la rivoluzione pedagogica che Zurabishvili ci dice che Spinoza ha intrapreso è stata una rivoluzione ancora più grande di quello che avremmo potuto pensare. Non è soltanto trattateli bene i bambini, non è soltanto non mettetegli le mani addosso, è qualcosa di molto più profondo, è non cercate di farli diventare uguali a voi, lasciate che diventino quello che sono, in sostanza, che è molto di più, è molto di più che promuovere una pedagogia dolce o delicata, è promuovere sostanzialmente una nozione diversa di essere umano. Mi spiego meglio. In che senso una nozione diversa di essere umano? Nel senso che, e anche penso un diverso rapporto nei confronti della cultura, vale a dire che la cultura per Spinoza non è assolutamente ripetizione delle idee. La trasmissione del sapere e l'educazione in generale non devono necessariamente essere una ripetizione di ciò che c'è già stato. Quando noi diciamo che Spinoza è alla radice della forma più radicale di illuminismo che noi conosciamo, che nessun illuminista del XVIII secolo ha mai pensato così radicalmente quanto Spinoza, intendiamo precisamente dire questo, cioè intendiamo dire che quello che propone è l'idea di una del lasciare aperto il campo a una umanità che non sia necessariamente copia di una qualche forma di ordine o di coesistenza, di convivenza sociale che abbiamo già conosciuto, non per indicarne una in particolare, ma per lasciare in un certo senso che il libero gioco delle menti e dei corpi possa produrre anche qualche cosa di impensabile, qualche cosa che ancora non sia necessariamente visto. In ogni caso, il discorso pedagogico si deve presentare in questi termini, non come produzione di un fine che è già noto, ma semplicemente come incremento di potenza, per cui la potenza che va incrementata nel caso del bambino di un certo tipo sarà la sua potenza, che andrà aumentata secondo le sue qualità. Nel caso del cucciolo di cane sarà la potenza del cane, nel caso di un bambino diverso sarà qualcosa di diverso, ma potremmo dire che se l'obiettivo è far progredire tutti, l'obiettivo non è uniformare tutti. Sembra banale, ma attenzione, perché la definizione della virtù come obiettivo a quale tutto deve mirare era la definizione di un obiettivo, come dire, di coronamento dell'educazione, come una cosa unica alla quale, venendo da parti diverse, tutti i bambini dovevano convergere per diventare in fondo lo stesso uomo, perché è questa l'idea. L'uomo è un'idea chiara, prima di tutto è un'idea molto chiara, c'è un'essenza umana, c'è una forma umana che può essere definita in modi diversi, ma che è senz'altro unitaria. I bambini, che sono degli animaletti, nascono in modi diversi, da madri diverse, in modi diversi, quelli sono legittimi, quelli bastardi, quelli in un modo, eccetera, l'educazione li deve portare tutti sotto lo stesso tetto e farli diventare tutti degli istituti dello stesso tipo. Magari divisi in classi, va bene, hanno classi sociali differenti, diversi senz'altro se maschio o femmina, ma insomma se non altro sotto alcuni grandi tipi, ciascuno dei quali è caratterizzato dalla sua virtù.
In Spinoza i bambini, l'educazione dei bambini è un po' come una caduta degli atomi senza, se ognuno va giù in parallelo con qualche inclinazione che viene data da appunto degli appropriati e saggi colpi dell'educatore che magari, per dire, in un certo senso corregge, modifica alcuni aspetti, ma sostanzialmente lasciando che ognuno corra parallelo verso la propria strada. E questo perché, come abbiamo detto mille volte, manca oggi, non solo, perché appunto l'idea di una forma umana che sia identica per tutti, tutto sommato viene a mancare, quanto potrebbe dire Spinoza. Da questo punto di vista, una pedagogia spinozista non può che essere inevitabilmente una pedagogia tipo, come dice, volevo citare forse le righe, se faccio il tempo, scusate, tipo... Quanto dice il tempo? Ok, allora, vorrei citare un brevissimo passo di questo bellissimo libro che, quando parla della pedagogia spinozista, fa un'osservazione, dice che il lettore in vano cercherebbe la minima svalutazione morale dei bambini di Spinoza. L'infanzia è solo uno stato di impotenza dal quale occorre uscire, dal quale l'individuo esce solo grazie all'educazione. E la connotazione collettiva del conamo, dello scoglio 39 da parte quinta, assume tutta la sua forza tenendo conto che l'educazione può rovesciarsi, arrivo al punto, in ostacolo tragico se scommette sull'interiorizzazione del giudizio morale attraverso l'intimidazione piuttosto che sullo sviluppo delle forze intellettuali. Ecco, abbiamo qui un punto molto importante che penso sì, in 10 minuti si possa trattare, e cioè, come dicevo prima, una pedagogia spinoziana sarebbe, diciamo, nient'altro che una storia degli effetti che lo spinozismo, che la filosofia di Spinoza, che i libri di Spinoza intendono avere. E da questo punto di vista una pedagogia fatta sui libri, una pedagogia diciamo fatta attraverso lo strumento della filosofia, e non una pedagogia fatta da un padre, da una madre, su dei bambini reali, ha un grande vantaggio, cioè la pedagogia ha una grande differenza, cioè che nella pedagogia che si rivolge a dei lettori, prima di cominciare a educare il bambino, o nello stesso momento in cui si comincia a educare il nuovo, il lettore, bisogna prima probabilmente distruggere le vecchie opinioni, cioè il bambino appena nato è in un certo senso un materiale malleabile, mentre il lettore che per la prima volta apre l'etica di Spinoza ha già le sue idee, è un infanzo adulto per l'appunto, e in un certo senso è un, come diceva, è un foglio su cui è già stato scritto, e quindi è molto difficile scrivere qualcosa su un foglio scarabocchiato perché non si capisce niente. Allora, la differenza tra una pedagogia spinoziana e una pedagogia spinozista, io credo che vada intesa in questo senso. Una pedagogia spinozista è veramente una pedagogia per bambini, è una pedagogia per qualcuno che sta emergendo alla vita. E quindi da questo punto di vista si può dire che l'abbiamo delineata, e credo il suo tratto principale, benissimo sottolineato da Zerabishvili, è proprio questo, cioè il rispetto del peculiare conatus di ciascuno, e cioè il fatto che l'educazione non può avvenire se non nella forma di una conservazione di quell'aggregato temporaneo e quanto volete, ma reale di fatto, che è la peculiarità, l'individualità di ciascuno. Quindi che non ci può essere, quello che dicevamo prima, il tentativo di portare tutti ad assumere un'unica forma. Questo mi sembra il punto decisivo di una pedagogia spinoziana. Se invece parliamo di una pedagogia spinoziana nel senso di una pedagogia che l'opera di Spinoza intende applicare, mettere in pratica con il proprio scritto, eccetera, che cosa possiamo dire? Beh,
Senz'altro che la pedagogia spinoziana non può che applicarsi, non può che diciamo che attraversare una fase istruttiva innanzitutto, proprio perché si applica a delle persone che delle credenze, delle false credenze, dei pregiudizi, delle pregiudizi li hanno. E quindi una pedagogia da questo punto di vista è, come dire, si impone necessariamente come una pedagogia, mi viene in mente di usare le parole di stamattina, eccetera, anche che contempla il conflitto, che contempla la critica, che contempla uno stato di, come possiamo dire, di una dimensione dialettica e polemica anche molto forte. Da questo punto di vista io credo che certamente non si possa ignorare quello che abbiamo detto tante volte, per esempio l'etica contiene una larghissima quantità di materiale polemico e critico, nonostante il fatto che sia costruita secondo uno stile apparentemente solo deduttivo, e che dunque una pedagogia di tipo spinoziano, la pedagogia che Spinoza intende mettere all'opera nei suoi scritti, è una pedagogia che potremmo dire che ha bisogno degli scoli, che ha bisogno dei corollari, che ha bisogno di tutta una serie di una dimensione conflittuale, polemica, eccetera, proprio perché non si rivolge ad elementi appena formati. Potremmo dire che certamente, che probabilmente la costruzione puramente geometrica, cioè l'insieme di apparati pure semplici, di assiomi, postulati, proposizioni, eccetera, probabilmente potrebbe essere sufficiente se nella nostra infanzia non avessimo avuto dei pessimi maestri che ci hanno insegnato a ragionare male. E qui chiudo su un ultimo punto. Il problema, a mio avviso, una grande differenza rispetto a Cartesio è che mentre in Cartesio i bambini ragionano male, o non ragionano male, per colpa dei loro sensi, cioè perché i loro sensi sono già maturi quando la loro ragione ancora non lo è, quindi i loro sensi insegnano loro l'utilità delle cose, ma non la causa, non danno loro la spiegazione delle cose. Io non credo che si possa dire la stessa cosa, che Spinoza abbia esattamente la stessa idea, cioè poi magari si viene fuori da, se bisogna scrivere il testo poi in modo, cercherò di con le note di pagina di dimostrare. La mia impressione, e credo che Zurabishvili sarebbe d'accordo su questo, è che i cattivi maestri dei bambini non sono i loro sensi, come sono in Cartesio. In Cartesio sono i nostri sensi a portarci verso soluzioni sbagliate, pregiudizi, eccetera. E Spinoza, i cattivi maestri sono i cattivi maestri, cioè sono degli adulti che ci spingono ad agire in modi sbagliati, per esempio che ci spingono ad imparare solo per privilegiare o per evitare le punizioni. Cioè credo che l'educazione, che nel modo cartesiano di vedere l'infanzia, il bambino sia essenzialmente, diciamo, naturalmente portato all'errore e allo sragionare, nel caso di Spinoza io credo che si possa davvero dire che i bambini sono corrotti dagli adulti, e che se i bambini non fossero corrotti dagli adulti probabilmente sarebbe abbastanza la verità, che come sappiamo si mostra da sole, si manifesta, non ha bisogno di altro che di se stessa per manifestarsi, sarebbe evidente ai loro occhi. Quindi che in un certo senso Spinoza molto più radicalmente degli illuministi del secolo successivo individui effettivamente nella società, molto più radicalmente di Rousseau, individui nella società la radice degli errori dell'infanzia, e che sono quegli errori che naturalmente vengono poi perpetuati nell'età adulta, e che quindi non ci sia una corruzione naturale, sarebbe una follia, sappiamo benissimo quello che dice sulla corruzione naturale che nella lettera Oldenburg, cioè l'idea di una corruzione naturale del bambino, di una costituzione naturalmente portata all'errore, è l'idea cartesiana, non è l'idea spinoziana. In Spinoza
c'è davvero l'idea di una sfera sociale che in quanto tale introduce nel bambino delle false idee, dei pregiudizi, degli errori, eccetera, eccetera, che sono destinati a rovinargli la vita. Naturalmente ci si potrebbe chiedere com'è che degli adulti, com'è che è possibile che la natura produca degli adulti che in un certo senso corrompono i bambini, com'è possibile che cioè nascano degli adulti che educano male i bambini. Ma qui la risposta non è data, non può essere data sul piano della pura, diciamo, della pura storia individuale del bambino. La risposta, a mio avviso, su questo è una risposta a carattere sociale, storico e collettivo. Ci sono stati molto probabilmente dei grandi corruttori del genere umano, di cui sicuramente le religioni storiche sanno benissimo individuare, ma il discorso si farebbe più complicato. Mi premeva soltanto notare come, a mio avviso, nella idea spinoziana dell'educazione si manifesti questo aspetto, cioè che l'educazione corrotta che i bambini diventati poi adulti rivelano non è il frutto di una necessaria conseguenza del loro essere deboli, ma è una conseguenza necessaria del loro essere stati esposti ad influenze negative che non possono venire dal mondo dei bambini. E chiudo con un'ultima osservazione. Spinoza sembra, a mio avviso, aver fatto un'aggiunta a questa che però volevo condividerla, cioè a mio avviso Spinoza fa, tra il breve trattato e l'etica, fa un passaggio significativo che probabilmente è proprio dovuto anche a una rimeditazione di Hobbes, vale a dire che mentre gli esempi del breve trattato di emulazione che i bambini fanno nei confronti degli adulti sono sempre esempi riferiti al padre, dice che il bambino vuole diventare ciò che il padre dice, ciò che il padre dice essere buono per il bambino è buono, eccetera, eccetera. Nell'etica lui fa un passaggio estremamente significativo, vale a dire dice che il bambino vuole essere come vede, quello che vede, cioè può essere il padre, può essere un fratello, può essere un amico, può essere uno qualunque. Cioè mi sembra che da questo punto di vista mi sembra che Spinoza faccia proprio il discorso hobbesiano secondo cui non c'è una specie di naturalità del rapporto tra figlio e padre. Semmai, come dicevo, se proprio c'è una forma di naturalità, questa è nel rapporto tra figlio e madre. E in ogni caso, e questo non l'avevo detto, l'ho lasciato adesso per dire, cioè Hobbes dice chiaramente, se un bambino trova ad essere, per esempio, abbandonato, esposto, eccetera, eccetera, e uno qualunque passa e lo prende, quello è suo padre, quella è sua madre. Cioè, è chiaro che non si può naturalizzare e considerare, come dire, innata una qualche forma di nesso, di rapporto di padre-figlio, madre-figlio. L'unica realtà del rapporto che c'è tra un bambino e un adulto è, l'unica realtà è che conta la persona che si prende, che ti fa vivere, che ti fa sopravvivere nel momento in cui tu non sei in grado di farlo da solo. E da questo punto di vista credo che un'influenza nel far capire meglio a Spinoza che il bambino è influenzato dal mondo, non dal padre, dalla madre, questa influenza possa essere venuta anche, possa essere un aspetto della lettura di Hobbes. Potremmo dire che in un certo senso Spinoza si è liberato di qualsiasi complesso edipico leggendo Hobbes. Grazie.